Io sono Carlo Lucarelli, sono uno scrittore italiano, vengo da Bologna, scrivo tante cose diverse, scrivo soprattutto romanzi, romanzi gialli, però mi è capitato anche di scrivere sceneggiature per la televisione, per il cinema, di condurre programmi in televisione, di scrivere per fumetti, tante cose, ma soprattutto io sono uno scrittore di romanzi, che sono soprattutto gialli. L'ultimo romanzo che ho scritto, pubblicato qui in Francia, si chiama Il tempo delle Iene. È un romanzo ambientato nelle colonie italiane all'inizio del Novecento, nel 1900, e ovviamente è un giallo. Ci sono una serie di delitti avvenuti tra Massawa e Asmara, nell'Eritrea italiana, e un capitano dei carabinieri, assieme ad uno zaptier, a un carabiniere indigeno, deve indagare per capire che cosa è successo. Ho scritto questo libro perché la storia coloniale italiana è una storia poco conosciuta dagli italiani, nessuno se la ricorda, eppure ha avuto una grande importanza per noi e avrebbe una grande importanza per capire il nostro rapporto adesso con l'altro, con chi viene al di là del mare, e per capire meglio quello che succede, quello che sta succedendo. Però purtroppo noi italiani non la conosciamo. Allora mi ha incuriosito, ho cominciato a scriverla, a studiarla, a frequentare l'Eritrea di oggi, a trovare tante idee e a scrivere una serie di libri ambientati da quelle parti.